Questo è il nostro tipico outfit per fare pole dance. E adesso ti facciamo vedere qualcosa. Angelica, scusa, riparti. una buttata. L'italiano sta uscendo, il romano che è in te non lo fa uscire. Colpa di papà. Ciao MTV, benvenuto a casa nostra. MTV, questa bellissima installazione non è di mano nostra, noi non siamo capaci a curare le piante. Questo è il merito di mamma che ha il pollice verde. In questo momento ha luci fredde e noi di solito non sopportiamo luci fredde, infatti non ci avviciniamo mai qui. Tutta la casa ha un'illuminazione fatta apposta per noi, che i nostri genitori hanno fatto apposta per noi per evitare di farci soffrire anche in casa nostra. Ci sono un sacco di faretti, però tutti insieme non ci creano fastidio proprio perché è luce calda e non luce fredda. La luce fredda è quella che a noi dà fastidio. Quando abbiamo montato queste luci mi ricordo esattamente che papà stava parlando al telefono, l'elettricista gli fa: ma signore, sono 180 punti luce. E lui: esatto, li esattamente prendo. Così, li prendo. 180 punti luce? Mi impegno a contarli tutti. Ma veniamo a voi, come avete iniziato a fare le modelle? Noi in verità non abbiamo iniziato perché volevamo farlo, ma è successo tutto quanto per caso. In realtà è successo al centro di Roma, penso fosse novembre di 8 anni fa, 9 anni fa, quindi è parecchio che siamo in questo mondo. È uscita una ragazza da un negozio con una cartellina in mano che ha iniziato a farci diversi complimenti e ci ha chiesto così se volevamo fare una rivista per caso, perché siamo dei volti interessanti che sarebbero potuti interessare alla rivista. Questa qui è di qualche anno fa, infatti sono un po' più grande. Mi ricordo che di questo servizio fotografico le ultime foto che abbiamo fatto sono state con un maglione gigante a luglio, venuta l'orticaria. Io di solito sono l'addetta alla cucina, i piatti che mi riescono meglio solamente per utilità, come quando torniamo da scuola e entrambi i nostri genitori lavorano, quindi io faccio da madre a lei praticamente, che cucino, altrimenti non mangia. E di solito preparo pasta al sugo, pasta aglio olio, pasta col tonno e cose così. Il tonno. Invece lei ama il tonno. Io amo il tonno. MTV, questo frigo è così figo che possiamo vederci tranquillamente una puntata di Crips con voi. Angelica, scusa, riparti. una buttata. L'italiano. Sta uscendo il romano che è in te, non lo fa uscire. Colpa di papà. MTV, questo frigo è così figo che possiamo vederci tranquillamente una puntata insieme, se vogliamo. Anzi, quando uscirà questa ce la guarderemo proprio qua. MTV, giusto perché oramai siamo entrati in confidenza, ti faccio vedere la parte essenziale, ovvero cosa c'è dentro il nostro frigo. Sotto ci sono frutta e verdura, di cui di solito non manca mai insalata, cetrioli, banane, kiwi, tutta questa frutta qui che noi adoriamo. Latte, naturalmente latte, succhi di frutta. E poi c'è il ripiano salse, noi mangiamo un sacco di salse, siamo snelle però mangiamo tanto. Quest'anno sarà il mio quinto anno di liceo linguistico. In futuro mi piacerebbe molto studiare lingue come lo spagnolo o anche il russo, perché nel mondo della moda potrebbero servirmi molto. Se vuoi MTV addirittura possiamo continuare la puntata in spagnolo, ma forse potrebbe risultare un po' difficile per i nostri telespettatori. Vieni qua. Vieni. Guarda che c'ho il biscotto, Funziona sempre. Il biscottino è l'arma. Il tallone di pepe questo. MTV, questi sono i nostri cuccioli, sono Pepe, Eva, che se ne va via perché è un po' timida lei. Ci accompagna da quando ero alta così, letteralmente. Lui si chiamerà anche Pepe, ma il vero peperino sembra Eva.
raccompagnano la mattina, ci salutano sempre, pure con il sole ci aiutano, diciamo. Durante la passeggiatina a volte sono loro che indirizzano noi, anziché il contrario, quindi ci aiutano molto anche per questo. Mia madre ha preso il primo cagnolino, che purtroppo adesso non c'è più, però ha preso il primo cagnolino per aiutarmi a superare la paura dei cani, perché io piangevo a singhiozzi. E poi l'hanno riportato in canile e da quel giorno ho cominciato a piangere invece perché non c'era più, quindi l'hanno riportato e è rimasto con noi. Lei invece lo utilizzava come cuscino, ma lei, proprio, lei è molto tranquilla. Io dormivo sui cani, io ho detto io dormo ovunque. Mi metti su una panchina, io dormo su una panchina, mi metti su un cane, io dormo su un cane, che ci devo fare? Ma non era Matilde la dormigliona? A proposito, Angelica, non ci hai fatto ancora vedere la tua di camera da letto. MTV, ma pure qui stai. Vabbè dai, solo perché sei tu, entra, vieni. Come puoi vedere è tutto molto roseo, esattamente come me. Il mio colore preferito è rosa, direi che si vede. In camera mia non poteva mancare un giradischi, è bellissimo il nuovo di Zecca tra l'altro, e in particolare questi sono i miei vinili preferiti. Diciamo che quando mi sento molto felice metto Sam Smith, che è uno dei miei cantanti preferiti, insieme a mamma, anche lei lo adora. Invece quando mi sento un po' più triste metto i Queen, che mi tirano su di morale. MTV, forse ti starei chiedendo, ma perché hai un palo in camera? Adesso te lo spiego. Lui è Manolo, il mio palo da pole dance. Pole dance è uno sport acrobatico che facciamo da moltissimo tempo, oramai da 2 anni. Questo è il nostro tipico outfit per fare pole dance. E adesso ti facciamo vedere qualcosa. Da famoso scalatore a scalato, un accessorio fondamentale di tutte le camere da letto. MTV, questi sono i nostri outfit casual. Il mio, diciamo che è un outfit un po' più forte, tra virgolette, con per i pantaloni strappati per far prendere fresco alle ginocchia, come dico io. E poi questa bellissima maglietta bianca e lilla, che sono i miei colori preferiti, insieme al rosa. Io invece ho scelto qualcosa un po' più nel mio stile, quindi un po' più elegante, sempre casual però elegante, come il gilet che è argentato e ha le maniche un po' frufru. Il top perché è una cosa basica, una di quelle cose che metto sempre, i pantaloni con le farfalle perché a mio parere sono, ci stanno bene. Questo è un nostro outfit elegante, elegantissime vorrei dire, e io sono vestita di nero, il nero è un bellissimo colore. Sembra un cigno nero. Grazie. Io mi sento più un fiorellino invece. Sei un fiorellino che sta sbocciando. Prima di andare via facciamo l'ultimo shooting. Matilde più glamour, Angelica più rock. Due sorelle diverse che rappresentano però un'unica bellezza fuori dai classici canoni estetici. Nel loro appartamento, progettato in ogni dettaglio per venire incontro alle loro necessità, Matilde e Angelica studiano e sognano un futuro da modelle professioniste e attrici. Nel frattempo, con impegno, forza di volontà e non senza autoironia, vanno incontro alla loro vita di adolescenti. Ragazze, vi auguriamo tutto il successo! MTV, sai benissimo che siamo molto ricercate e ci hanno appena contattato per fare uno shooting e quindi mi dispiace. Ciao, ciao. MTV! Ciao ciao!